Silvia Toffanin con il suo Verissimo cattura sempre tantissimi telespettatori. La conduttrice ieri ha intervistato tantissimi ospiti, ma durante l'intervista a Laura Chiatti è accaduto qualcosa. Silvia Toffanin con il suo Verissimo fa sempre il botto d'ascolti. Le sue interviste catturano tantissimi telespettatori perché la conduttrice riesce a mettere a proprio agio gli ospiti e a lasciare che si sbottonino raccontando con naturalezza tutto ciò che riguarda la loro vita. È proprio nel suo studio che si vivono emozioni intense. È per questo che molti VIP scelgono proprio lei per raccontare del proprio dolore o di fatti che hanno sconvolto in parte la loro vita. Silvia perde sangue dal dito. Silvia Toffanin è sempre impeccabile in diretta. La conduttrice sa come far star bene i suoi ospiti e come farli sentire sempre a casa. È per questo che nessuno rifiuta il suo invito. Farsi intervistare da lei è come fare quattro chiacchiere tra amiche. Insomma, oltre che bella, Silvia è una grande professionista dall'animo sensibile. Nella puntata di Verissimo andata in onda poche ore fa, non è passato inosservato un dettaglio della conduttrice. Durante un'intervista a Laura Chiatti, che si è anche commossa mentre vedeva i video della sua famiglia, Silvia ha mostrato un piccolo taglio al dito. La conduttrice non si accorge della piccola ferita, appunto, essendo solo un piccolo taglietto. Silvia non si accorge di nulla e continua ad intervistare i suoi ospiti nonostante si veda chiaramente fuoriesce un piccolo rigolo di sangue. Nulla di assurdo, ma certo sembra strano che nessuno le abbia detto del taglietto. Sarebbe bastato un piccolo cerotto, ma a quanto pare, Silvia Toffanin non ha avvertito bruciore particolare. Forse solo dopo la puntata si è resa conto di avere un taglietto sul sito mignolo della mano sinistra. Insomma, una piccola ferita che però non è passata inosservata ai fan più attenti.